Marco abitava a Napoli. Tu non parlavi con Luca. Tu avevi un'auto blu. Come dormivano? Quando finiamo? Di cosa parlava? Di Tu mettevi via i soldi. Di Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi. Dove Io camminavo. Noi pensavamo. Io mettevo. Loro finivano. Voi credevate. Maria leggeva un libro. Io andavo al cinema. Loro dormivano male. Noi finivamo la visita. Lui parlava di ecologia. Cosa faceva Maria? Dove andavi? Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono scialle. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Stasera andiamo in discoteca.
colleghi vanno al ristorante. Luca va in montagna a sciare. Oggi devo andare dal dottore. Vado in vacanza in autunno. Gli altri sono andati in città. Appena esco vado in banca. Sabato vado a un concerto. Domattina andiamo da Paolo. Andate al mercato più tardi? Sono appena andati al bar. Oggi vado a letto alle 10. Ad agosto andiamo in Italia. Vado a Lisbona in macchina. Vado domani siamo al nuovo zoo. I colleghi sono dal gelataio. Lisa è a Venezia in vacanza. Ho parlato a un amico. Penso di uscire dopo le 9. I tuoi amici vanno al cinema. Appena lo vedo, chiedo a lui. I libri degli studenti sono sulla scrivania. I clienti parlano con il cassiere del bar. Coltelli e forchette sono nel cassetto. I piatti dei clienti vengono dalle cucine. Vado dal panettiere a prendere il pane. Gli esercizi degli amici sono molto utili. Gli uccelli stanno sui rami dell'albero. I vestiti della sua amica sono eleganti. Il mio telefono è rimasto nello zaino blu. Queste sono frasi sulle preposizioni. Luigi telefona ai suoi nonni a Napoli. Sul tetto della casa c'è una finestra. Andiamo in mensa all'1:15. Abitiamo al primo piano del palazzo. C'è qualcuno in casa o ti aspetto? Ogni fine settimana ci riposiamo. Alcuni insetti vivono solo un giorno. Ho qualche speranza di vincere. Conosci alcuni dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca. Faccio un regalo a ognuno di voi. Alcune di loro sono molto belle.
Qualche settimana fa ho viaggiato. Conosco alcune parole in italiano. Ogni giorno vado a scuola in bici. Qualche volta Maria mente a tutti. Alcuni di loro vanno al cinema. Alcuni studenti studiano bene. Dove pranzate domani? Dove pranzerete domani? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria stasera? Con chi uscirà Maria stasera? Quando inizia il tuo lavoro? Quando inizierà il tuo lavoro? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Accettare. Accettavo. Ho accettato. Permettere. Permettevo. Ho permesso. Chiedere. Chiedevo. Ho chiesto. Rompere. Rompevo. Ho rotto. Portare. Portavo. Ho portato. Comprare. Compravo. Ho comprato. Potere. Potevo. Ho potuto. Cancellare. Cancellavo. Ho cancellato. Cambiare. Cambiavo. Ho cambiato. Pulire. Pulivo. Ho pulito. Pettinare. Pettinavo, ho pettinato. Lamentarsi, mi lamentavo, mi sono lamentato. Tossire, tossivo, ho tossito. Contare, contavo, ho contato. Tagliare, tagliavo. Ho tagliato. Ballare. Ballavo. Ho ballato. Disegnare. Disegnavo. Ho disegnato. Bere. Bevevo. Ho bevuto. Guidare. Guidavo. Ho guidato. Mangiare, mangiavo, ho mangiato. Spiegare, spiegavo, ho spiegato. Cadere, cadevo, sono caduto. Riempire, riempivo,
Ho riempito. Trovare. Trovavo. Ho trovato. Finire. Finivo. Ho finito. Far stare. Facevo stare. Ho fatto stare. Volare. Volavo. Ho o sono volato. Dare. Davo, ho dato. Mentre frequentavo il corso di italiano, ho conosciuto tanti studenti. Mentre faceva la doccia, è finita l'acqua calda. Mentre uscivamo di casa, ha iniziato a nevicare. Mentre mi stavo addormentando, sono arrivati dei miei amici. Mentre telefonavo a Teresa, qualcuno ha suonato alla porta. Mentre passeggiava in città, ha incontrato sua zia. Mentre si asciugava i capelli, è andata via la corrente. Mentre scrivevo la lettera, Pia è entrata nello studio. Mentre era in ospedale, ha ricevuto molte visite. Mentre discutevano, sono stati interrotti dal telefono. Mentre aspettavo l'autobus, ho incontrato un mio amico. Non ti ho scritto perché non avevo il tuo indirizzo. Mentre gli studenti salivano le scale, hanno incontrato il professore. Ho chiamato il dottore perché mi sentivo male. Ha chiuso la finestra perché aveva freddo. Ieri eravamo molto tristi. Mentre andavo a fare la spesa, ho incontrato una mia amica. Durante il loro viaggio, Luca e Maria hanno visitato posti meravigliosi. Quando ero bambina, ogni anno andavo a Firenze. La settimana scorsa sono andato a Firenze. Io mangio. Io sto mangiando. Tu leggi. Tu stai leggendo. Lei finisce. Lei sta finendo. Noi guardiamo, noi stiamo guardando. Voi vedete, voi state vedendo. Lui dice, lui sta dicendo. Lei fa, lei sta facendo. Loro imparano, loro stanno imparando. Che io aspetti. Che io stia aspettando, che tu scriva, che tu stia scrivendo, che lei beva, che lei stia bevendo. Noi andiamo, noi stiamo andando. Voi uscite, voi state uscendo. Loro vanno. Loro stanno andando. Che lui faccia, che lui stia facendo, che lei veda, che lei stia vedendo. Io do, io sto dando. Tu sai, tu stai sapendo. Volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Venire. Io vengo,
tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Stare. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Scrivere. Io scrivo, tu scrivi, lui, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Scendere. Io scendo, tu scendi, lui, lei scende. Noi scendiamo, voi scendete, loro scendono. Scegliere. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie. Noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono.